Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che state trascorrendo una splendida giornata. Notizia molto sorprendente in Serie B, perché sembra che il tecnico del Benevento Caserta sia già in discussione, soprattutto dopo la sconfitta in esordio in campionato per 1-0 contro il Cosenza. E si è fatto un nome, vale dire quello di Daniele De Rossi, allenatore che già nel 2020 era stato inserito nella rosa dei papabili allenatori della Fiorentina e poi, poche settimane fa, era anche entrato nell'algoritmo di Football City Group per la panchina del Palermo. Quindi proveremo in questo video un pochino a capire come eventualmente potrebbe essere il Benevento di De Rossi, o meglio, addirittura scoprire come potrebbe essere, cercare di pensare come potrebbe essere la filosofia di calcio di De Rossi, perché fondamentalmente non ha mai allenato. Ha avuto esperienze in nazionale, va bene, però sempre come assistente. Ergo, prima della nostra questione, mi raccomando come sempre di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vado a pubblicare. Inoltre passatemi a trovare anche sul gruppo Telegram, dove si parla ovviamente di calcio a 360 gradi, senza colore né di maglia né di bandiera, e tenete sempre d'occhio la playlist presentazioni calciatori, perché troverete lì tanto pane per i vostri denti calciofili. Ma vediamo un pochino come potrebbe essere Daniele De Rossi come allenatore. Di per certo fondamentalmente non sappiamo nulla, possiamo desumere come potrebbe essere la sua filosofia calcistica da alcune dichiarazioni che già anni fa lasciò. Primo punto, è un grande estimatore di Guardiola, disse per diventare allenatore di calcio bisogna comunque imparare, iniziare studiando i migliori. Quindi ha citato appunto Pep Guardiola come appunto primo nome. È grande ammiratore di De Zerbi, quindi altro allenatore che fa del gioco offensivo la sua peculiarità, molta stima, riversa anche in Gennaro Gattuso e anche in Antonio Conte. Ha dichiarato appunto che è difficile essere allenati da lui, però come tutti ben sappiamo Conte è uno di quegli allenatori che comunque ti cava anche il sangue dalle rape, nel senso che comunque ti spreme fino all'osso, fino anche magari a spomparti completamente. In più, come maestro anche Spalletti, che comunque De Rossi ha avuto alla Roma e che ha insegnato quella sorta di calcio, non dico, o meglio, permettetemi il termine totale, per dire quel gioco offensivo di trame comunque fitte e comunque insomma del quale De Rossi è stato anche protagonista. Quindi come potrebbe essere questo De Rossi allenatore? Un allenatore che magari predilige una costruzione al basso, che darà molta importanza agli spazi, quindi potrebbe essere un allenatore che imposterebbe la sua squadra in un certo modo, che sia abile a creare gli spazi e poi magari avendo anche giocatori abili a sfruttare quegli spazi, perché comunque se non hai giocatori capaci appunto di sfruttare quei buchi che si vanno ad aprire, se lo spazio si crea e tu non l'attacchi, il tuo gioco diventa molto inutile. Poi anche un'aggressione palla, una prima aggressione sulla palla, non dico magari un pochino alla Klopp, perché comunque non è stato citato quantomeno, poi voglio dire magari nel tempo le cose sono cambiate, però magari ecco, se abbiamo tutti in mente il Napoli anche di Gattuso, una squadra arcigna che a centrocampo fa molto pressing, che va a accorciare molto sul primo portatore. Quindi pensieri comunque moderni che giustamente vanno saputi tradurre in un calcio effettivo, in un calcio pratico, anche perché per fare questi tipi di gioco dispendiosi, fatti di geometrie, fatti di apertura di spazi, fatti di attacco allo spazio, fatto di costruzione al basso, c'è il discorso che deve avere anche i giocatori adatti. E non so fino a che punto per applicare questi dettami tattici il Benevento possa essere la squadra adatta, o quantomeno se magari il Benevento possa avere i giocatori adatti per tradurre in pratica appunto questi dettami.
Come scelta la vedo in parte, mi incuriosisce, dall'altra parte mi sembra molto rischiosa perché comunque io sono molto per gli allenatori che partono da una gavetta, che imparano sulla propria pelle delle situazioni di spogliatoio, ma vissute da allenatore, non da giocatore. Imparare come approcciarsi ai calciatori, ma con la mentalità da allenatore. Perché ok, immedesimarsi, ma tu non sei più un calciatore, quindi devi sapere far passare dei concetti che un conto è sul campo, un conto è vedere la partita nella sua totalità dal bordo campo. Quindi mi incuriosirebbe molto, sarebbe un rischio, ma di contro comunque De Rossi secondo me ha il carisma per poter fare allenatore. Perché comunque lui era già in campo negli ultimi anni di carriera, soprattutto quando magari ecco, la dinamicità, la corsa cominciavano un pochino a deficitare, però insomma l'esperienza che ha De Rossi da giocatore quantomeno è invidiabile. E ripeto, poi bisogna vedere poi sul campo come si riuscirebbe a tradurre questa filosofia. Quindi in primis, primo step, vediamo la prossima giornata di campionato, vediamo cosa saprà fare il Benevento, vediamo se poi Caserta dovesse essere sostituito e vediamo se poi dovesse essere chiamato Daniele De Rossi. Per questa cosa fondamentale, quindi non dobbiamo mettere il carro davanti ai buoi. Però questa notizia mi ha particolarmente stupito e mi ha particolarmente attirato. Ovviamente tifosi del Benevento e non, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate o chiunque di voi, insomma, che sia stato incuriosito da questa cosa, e fatemi sapere la vostra anche di come potrebbe essere De Rossi secondo voi come allenatore. Perché magari noi si parte da un 4-3, modulo con il quale insomma, è diventato famoso Guardiola, però diciamo anche che è anche con il quale Gattuso ha schierato Napoli, però non scordiamo che De Zerbi ha utilizzato un 4-2-3-1 sia al Sassuolo che allo Shakhtar di Donetsk. Non escludiamo anche il fatto che comunque Spalletti in quella Roma attuò un 4-2-3-1 reinventandosi per rotta da centrocampista centrale a trequartista di incursione. Quindi questi due secondo me potrebbero essere i moduli papabili. Certo, il Benevento è stato un po' costruito con giocatori da 4-3-3, quindi staremo un po' a vedere. Ma ripeto, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Sicuramente che il video vi sia stato utile, in tal caso lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, passate a trovare su Telegram e sempre un occhio particolare alla playlist presentazioni calciatori. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!